Ciao a tutti, amici e iscritti del Mosca Club Piacenza. Oggi andremo a vedere come realizzare la violetta. Una ninfa che costruisco su un amo jig del 14, ma che utilizzo tra il 18 e il 14 come misura. Sull'amo ho montato una pallina rosa del 3,3. E come filo di montaggio utilizzo un floss marrone. Comincio andando a fissare il filo. Poi prendo del floss, in questo caso della Glow Bright, di un rosa molto acceso fluo, e taglio una striscia che poi vado a doppiare per 4 volte sul filo. In questa maniera. Una mosca che richiede pochi passaggi, ma che poi in pesca è molto efficace. Poi prendo del filo metallico dello 01 color silver, prendo anche qua una piccola sezione e la vado a fissare così. A questo punto vado avanti e vado a bloccare la pallina. Che chiaramente è slotted in quanto stiamo utilizzando un amo jig. Utilizzo del floss marrone perché, come vedete, mi fa velocizzare di molto il processo di fissaggio. Una volta creata questa struttura conica, prendiamo dell'ice dubbing color violetto come questo e lo andiamo a fissare in modo abbastanza serrato sul nostro floss. Poi come ho detto anche in un altro video, è comunque buona cosa dare conicità anche al cordone di dubbing, in modo poi di dare un solo passaggio senza dover poi tornare indietro, andando poi ad appesantire inutilmente la nostra mosca. Ecco, poi qua, una volta fatto questo passaggio, andiamo a terminare col rigaggio, che deve essere abbastanza ampio. È un passaggio che io preferisco fare per sicurezza, ma non è essenziale. Ecco qua. Poi prendo ancora un po' di dubbing per andare a nascondere la sagoma del floss. E prendo pochissimo, per non dare poi. Ok, così. Poi prendo il mio, no, il mio strumento e vado a chiudere. Ecco qua. Una volta chiuso, vado a tagliare l'eccedenza in questo modo e poi taglio le code, che tengo appena appena più lunghe dell'asse del verticale della curvatura dell'amo. Questa qua è una mosca tutto tondo, da qualsiasi lato noi la guardiamo è sempre uguale e è decisamente semplice. Ve la consiglio e basta. Vi ringrazio per la visione e ci vediamo alla prossima, dai. Ciao a tutti.